Passare da 160 quanti mila erano, 215 è tantissimo. Quindi da domani chi rimane, cioè tutti tranne me, dovranno cominciare a pensare a che cosa fare di tutto questo. Per dire che il salone può ancora crescere non significa soltanto, secondo me, fare un discorso di dimensioni, ma fare un discorso proprio di agenzia culturale. Cioè il salone è tante cose, è la fiera editoriale più importante d'Italia, è diventata una delle 3-4 fiere più importanti del mondo, quindi può diventare il biglietto da visita dell'editoria italiana nel mondo in maniera ancora più forte di quanto non lo fosse prima. Prima sentivate appunto la collaborazione con ICE, per esempio, che potrebbe crescere da questo punto di vista. Può diventare anche un caso, diciamo, di studio per tutto il resto del paese. Gli eventi culturali, quando funzionano, come dimostra appunto il Salone, danno, oltre che accendere proprio un laboratorio culturale sul territorio in cui nascono, lo arricchiscono anche dal punto di vista economico, quando si diceva appunto tutta la faccenda di alberghi, tutte cose che sapete. E questa cosa qui, noi abbiamo un paese che si fonda, diciamo, sulla cultura, sulle arti, quindi potrebbe essere preso ad esempio, oppure potrebbe svolgere un ruolo non nel resto d'Italia da questo punto di vista. Però queste sono tutte idee così che io adesso, da privato, da scrittore, da intellettuale, da operatore culturale, quindi non più da direttore del Salone, perché qui secondo me si è consumata simbolicamente il passaggio in consegna, posso dire di non essere più il direttore del Salone. E quindi in questo senso secondo me può ancora crescere. C'è una squadra fortissima, capace appunto di fare questa cosa qui, Annalena è bravissima, quindi secondo, insomma, ed è una risorsa proprio di questo paese.